In risposta all'ipertrofia visiva che la natura fluente delle immagini trasmesse dai media porta inevitabilmente con sé, il critico francese Serge Danet prescriveva, come atteggiamento da tenere da parte dello spettatore, quello che lui chiamava il montaggio obbligato. Alla maniera di Blob, di fronte al turbinio di immagini in continua sostituzione che sembra essere la cifra estetica propria dei media odierni, lo spettatore era chiamato ad effettuare uno sforzo cognitivo per legare in una catena significante quei frammenti di visione, in modo da aprire lo spazio di reale di esperienza che la loro proliferazione sembrava chiudere irrimediabilmente. Con Redacted, Brian De Palma raccoglie la sfida posta da Danè e ci porta nel cuore più nero della guerra in Iraq. Il regista mette in scena lo stupro di una ragazzina irachena e l'eccidio della sua famiglia perpetrato a Samarra da un plotone di soldati americani. Per farlo, De Palma rifiuta i canoni tradizionali della messa in scena mimetica, creando un mosaico di inserti, immagini appartenenti a eventi o esistenti direttamente riconducibili alla storia ufficiale, cronologica, ma direttamente manipolabili dal testo filmico. E così facendo sottolinea come i diversi punti di vista, diversi anche matericamente nella grana delle immagini stesse, concorrono a restituirci frammenti di verità che compongono il più ampio spazio del reale. Le immagini di cui si compone Redacted simulano un archivio che esiste, ma al quale per ragioni di carattere legale non era possibile accedere. Ed è su questo archivio che il regista lavora per produrre uno sguardo che oscilla instancabilmente tra l'aspetto testimoniale, le numerose immagini in soggettiva riprese dal soldato Salazar, e quello documentale, i diversi apparati mediatici chiamati di volta in volta a raccontare la vicenda. È una teoria dell'immagine in fieri, quella che De Palma sta facendo con Redacted, dove per sottrarre le immagini al vortice mediale che le fa scivolare senza tregua l'una sull'altra, è necessario legarle insieme, riunirle e disporle su una superficie, su di uno schermo, che somiglia sempre di più a quello di un computer.